notte alcuni malviventi si sono introdotti all'interno dello stadio cittadino Città degli Ulivi. Cartoni, abbigliamento sportivo, una vecchia TV, buste, giornali e persino qualche spicciolo, tutto scaraventato per terra. Ma anche birre vuote, buste di patatine, cicche di sigarette. È uno spettacolo indecoroso quello che si è mostrato stamane dinanzi agli occhi dei gestori che si sono accorti dello scempio. Da una prima ricostruzione sembra abbiano scavalcato i muretti, si sono introdotti nello stadio e abbiano spaccato la porta d'ingresso agli spogliatoi, rompendo muro e lucchetto, e dopo essersi divertiti un po', scrivendo anche sul muro un incerto forza abitonto, hanno portato via le chiavi di alcuni uffici e hanno tentato di rubare anche vari articoli di abbigliamento, magliette e pantaloncini, oltre ad alcuni palloni da calcio. Sul posto a fare la conta dei danni, gli uomini della Guardia di Finanza in servizio di alto impatto in città. Le indagini, affidate alla Polizia di Stato del locale commissariato, cercheranno di individuare i responsabili grazie alle immagini di videosorveglianza.